Ok, allora possiamo iniziare con la conferenza di presentazione della serie di playoff tra Reale Muto Torino e Pallacanestro Trieste, gara 1 in programma questa domenica alle ore 18 al Palagianiasi di Torino, con Franco Ciani alla parola. Ma credo che presentare la partita di domenica sia facile, basti pronunciare il termine playoff che racchiude l'essenza della nostra stagione, del nostro campionato. 32 partite per arrivare a questa vigilia, per arrivare il più pronti possibile a giocarsi un primo turno estremamente impegnativo perché lo è il campionato di quest'anno, dove il numero delle squadre con qualità e con ambizioni per provare a salire di categoria è altissimo e quindi questo dà grande lustro anche ai quarti di finale e nel contempo anche li rende impegnativi più di sempre. Quindi la battaglia iniziano le partite, quelle dalle quali è sempre un problema recuperare, risalire, quelle che non puoi sbagliare, quelle che hanno poco domani, per ora un po' di domani ce l'hanno ancora, ma man mano che la serie andrà avanti ne avranno sempre di meno e quindi veramente sotto il profilo dell'impatto emotivo, sotto il profilo della qualità del gioco che dovremo esprimere, siamo arrivati al momento decisivo della stagione. Sono domande? Chiedo Fabio. Franco, ciao. Io ti chiedo che 2 settimane sono state, perché si arriva da 2 settimane dove non c'era campionato, quindi di interruzione. Intanto, come stanno gli infortunati e quelli che erano gli infortunati fino all'ultima partita di campionato? Quindi che 2 settimane sono state, poi non posso non chiederti, anche se ne hai già parlato a qualche collega in settimana, che 2 settimane sono state per te in particolare, visto che sono uscite, diciamo, delle voci di mercato. Se tutto questo ti ha turbato, ecco, sei stato ad accostato a Treviglio, ma anche ad altre realtà, insomma, senza ovviamente rivelarmi in quanto segreto di Fatima, però voglio solo sapere se questa cosa ti ha disturbato e se può aver eventualmente destabilizzato l'ambiente in quello che è la preparazione del rush finale di stagione. Sì, beh, partiamo dall'aspetto della condizione della squadra. Sicuramente abbiamo fatto un lavoro in queste ultime settimane, come abbiamo ripetuto più volte, nella speranza di ritrovare la condizione, nella speranza di recuperare fisicamente i giocatori che venivano da infortuni anche lunghi. Diciamo che oggi pensiamo e speriamo di poter schierare nella lista da presentare agli arbitri tutti gli effettivi. Poi siamo anche consapevoli che non tutti saranno nelle migliori condizioni. Chiaramente l'infortunio di Pepe è un infortunio che si è protratto nella sua fase di recupero molto a lungo. Oggi ha fatto quasi completamente il primo allenamento, ma siamo a 2 giorni da gara 1. E altrettanto riguarda De Vico che sta continuando a migliorare e a aumentare i carichi di lavoro con la squadra, ma anche lui sicuramente è ancora alle prese con i postumi di questo infortunio alla spalla. C'era poi la condizione di Kennedy che è sicuramente invece dal nostro punto di vista in netto miglioramento, però come dicevamo anche nella scorsa stagione, quando arrivano i playoff e si alza la palla 2, tutto il resto conta poco e fondamentalmente è il clima che si respira che credo possa aiutare tutti a superare anche le difficoltà in chiave fisica. Che settimane sono state per me? State 2 settimane normali, 2 settimane di lavoro per preparare i playoff con la squadra che alleno. Se fosse stato un problema per me, pensate cosa deve dire ogni giorno che si sveglia Allegri, che l'hanno già fatto fuori 14 volte quest'anno e hanno già preso, cioè, il nostro mondo è così, le voci si rincorrono. Il primo che si sveglia la mattina ne dice una e poi va bene, poi come sempre accade quando dici tante cose, poi può succedere che una si avvera, le altre 14 o 15 che hai detto non si avverano, però tutti si ricorderanno che qualcuno l'aveva detto. Non c'è niente, ci sono voci, come ho detto e ripetuto anche a tuoi colleghi in questa settimana, per me oggi ci sono i playoff, c'è Torino, c'è l'ottenere il risultato migliore possibile, con i ragazzi ci siamo confrontati proprio per evitare che queste voci possano in qualche modo maniera
rappresentare delle turbative anche all'interno dello spogliatoio o nelle motivazioni che possiamo mettere tutti. Per cui, non, indipendentemente da quello che potrà essere dall'ultima partita di campionato in poi, che staremo a vedere, ma che dipende da talmente tanti fattori, che in questo momento è inutile valutare, pensare. C'è stato un momento in cui abbiamo pensato di come costruire il futuro. Oggi ci mettiamo in una parentesi in valore assoluto e viviamo solo il presente, esistono solo i playoff. Quando questi finiranno, riapriremo quella pagina di costruzione del futuro e di come vivere il futuro che avevamo percorso nelle settimane, nei mesi passati. Per cui oggi c'è un solo pensiero per tutti, indipendentemente dalle voci, che poi io rispetto chi fa il suo lavoro, rispetto chi ritiene di farlo raccontando delle cose. Io cerco di fare nel modo migliore il mio, che è provare a vincere la serie con Trieste e arrivare in semifinale. Il resto è un problema che affronteremo a tempo debito. Sono coach, ciao. Senti, riavvolgerei il nastro alla partita con Trieste. Adesso è l'ultima che avete vinto. Mancava gente di là, mancava qualcuno di qua. Tipo di squadra sia Trieste, di come è allenata soprattutto, sicuramente te la sei fatta. Peraltro loro hanno avuto una stagione un po' altalenante. Più di voi, al di là del piazzamento finale, il loro allenatore è stato in discussione spesso e volentieri. Che idea di base ti sei fatto di loro, fondamentalmente, ti chiedo questo. Senza dubbio hanno vissuto una stagione travagliata, questo poteva fino a un certo punto essere messo in preventivo, perché è chiaro che cambi completamente gestione, ma tipologia di gestione. Un allenatore di scuola e cultura statunitense, che viene dal college, quindi viene da una pallacanestro di un certo tipo, che si trova per la prima volta a contatto con il basket europeo, con il basket italiano, con le esigenze delle classifiche e della quotidianità del risultato positivo, il tutto condito da una pesante serie di infortuni. Penso anche per loro si sprecano le situazioni un po' come per noi, anche se concentrate in momenti diversi dell'anno. Penso all'assenza di Reyes, che è stata in assoluto la più lunga e la più probabilmente difficile da metabolizzare. Per cui la partita dell'orologio, al di là che è stata l'ultima che abbiamo vinto, e che quindi in questo senso può essere anche un ricordo che ci dà un po' di energia e di tranquillità, fino a un certo punto ovviamente, però sotto il profilo tattico ci dice ben poco. Mancavano Reyes e Vildera da loro, mancava Kennedy da noi. Sono tre giocatori che hanno un peso specifico all'interno delle loro squadre, di assoluto livello. Sarà una partita diversa. Che Trieste sarà, invece, credo sia, o quali siano le caratteristiche di Trieste da temere maggiormente, credo sia abbastanza evidente, e una di queste è proprio la duttilità e la capacità di giocare con assetti diversi e pallacanestro per certi versi molto varie a seconda del quintetto che riescono a schierare. Parliamo di situazioni nelle quali possono giocare con Reyes da guardia e quattro e altri tre lunghi, quindi in sostanza quattro lunghi, dal fatto di giocare con due centri di ruolo come due giocatori di grande impegno fisico e proprio volumetrico come Vildera e Candussi, o giocare come è stato qui in quella partita in alcuni momenti, con De Angeli e Ferrero 4 e 5. Quindi spaziamo veramente attraverso una diversità di situazioni tattiche che loro vivono e interpretano con grande maestria, essendo la loro quotidianità, e che noi dovremmo essere invece capaci di individuare, leggere ed essere pronti alle contromosse tattiche, perché ogni 2, 3, 4 minuti potremmo trovarci davanti una porzione di partita completamente diversa da quella precedente. Per cui oggettivamente la difficoltà sarà proprio quella di provare a mantenere l'efficacia di un sistema a fronte di una serie di situazioni tattiche completamente diverse l'una dall'altra. Altre domande in presenza? So così. Da remoto, Emiliano. Buon pomeriggio, coach. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti. Senta, lei prima, pur avendo anche messo in evidenza il rispetto del lavoro di chi
parla anche di basket mercato, perché anche questo è il sale di questo sport, vi vorrei riportarla ancora una volta a queste voci. Lei ha detto chiaramente poco fa che alla fine dell'ultima partita ricomincerete a parlare del futuro, ricomincerete a ricostruire il futuro, a ripensare il futuro. Quindi lei oggi può escludere categoricamente una sua uscita in scena da Torino e quindi confermare che sarà anche il prossimo anno allenatore della squadra? Credo che oggi sia la cosa meno importante. Credo che Basket Torino sia un'entità che va rispettata e appoggiata indipendentemente dalle persone che ci lavorano, e penso che per fare questo dobbiamo vivere nel modo più giusto e nel modo migliore i playoff. Poi tutto il resto, voglio dire, il fatto che io oggi non risponda in un modo o nell'altro a questa domanda non vuol dire necessariamente che me ne vada, ma non vuol dire necessariamente che io resti. Credo che oggi non sia produttivo per tutti noi, ma non sia nemmeno giusto per chi ha lavorato 8-9 mesi per arrivare a questo punto, vivere questo momento pensando a cosa farà Franco Ciani. Franco Ciani, voglio dire, sta lavorando da mesi con il presidente Avino e con la società per provare a programmare un futuro, continua a farlo anche da quando sono uscite le voci, perché credo che la programmazione passi indipendentemente dai singoli, sia una cosa su cui le società devono lavorare indipendentemente da tutto, e credo che Basket Torino lo stia facendo seriamente. Per cui poi quello che sarà dopo, oggi, se io oggi le rispondo di sì, va tutto bene, se le rispondo di no, giocheremo male i playoff, non è legato alla mia figura, non sono così presuntuoso da pensare che il futuro di Basket Torino dipenda da Franco Ciani. Il futuro di Franco Ciani dipende da tante cose, e il futuro di Basket Torino avrà Franco Ciani o altri protagonisti, ma andrà rispettato e andrà supportato da tutte le entità locali nel modo migliore possibile, indipendentemente dalle figure e dalle persone. Quindi credo che veramente non sia efficace per nulla, perché sarebbe un concetto oggi esposto con fretta e con superficialità, e perché per rispetto a Basket Torino bisogna anche avere la sicurezza di poter fornire il 100% delle proprie capacità, della propria energia nei confronti di Basket Torino. E quindi è chiaro che questa è una riflessione che va fatta nei tempi e nei modi opportuni, perché dire di sì oggi e per qualsiasi motivo a novembre essere stanco di rimanere a Torino credo sarebbe meno coerente e meno rispettoso di Basket Torino. Sono altre domande da remoto? Sì, volevo soltanto chiedere una cosa al coach. Senti, serie di 5 partite, playoff, ogni serie ha sempre magari una peculiarità, una caratteristica. Che tipo di peculiarità potrà avere la sfida con Trieste in una gara, in una serie così di 5 partite? Quale potrà essere, secondo te, a tuo parere, vedendola così, prima di iniziare anche la prima, quello che potrebbe fare la differenza? Un aspetto l'abbiamo in qualche modo affrontato, sfiorato, che è quello della duttilità tattica o della capacità di interpretare i diversi momenti di ogni singola partita che comporrà la serie. E l'altra cosa è il ritmo e la condizione generale, perché Trieste è una squadra molto profonda, una squadra con 11 senior, e quindi potrà tenere anche sicuramente, perché fa parte anche delle caratteristiche del loro sistema di gioco, un'intensità, una velocità, un ritmo di esecuzione molto alto, che giocando tante partite così ravvicinate potrebbe non essere banale riuscire a reggere o a in qualche modo piegare a proprio favore. Quindi direi che il ritmo della serie in generale e il tatticismo e la duttilità delle squadre in seconda battuta possono rappresentare un filo conduttore che può influenzare fortemente l'esito finale della serie. Ok, Domenico.
Franco, ancora una cosa, cos'è che ti, se c'è qualcosa che ti, come dire, trasmette ottimismo rispetto alla squadra che hai allenato quest'anno, perlomeno, rispetto a una serie di questo genere? Cioè, quale può, visto che non ho fatto i conti, magari li farò, non so quante partite abbiate giocato al completo e credo che quelle poche partite che avete giocato al completo tendenzialmente le abbiate vinte quasi tutte. È un elemento da considerare questo, cioè sei ancora curioso di scoprire qual è il limite della tua squadra o ne sei mediamente consapevole? No, credo che siamo consapevoli tutti come gruppo delle nostre qualità e capacità e che finora è sempre stato un po' anche una caratteristica dell'anno scorso, che quando la squadra è stata al completo ha sempre giocato partite di altissimo livello, sia per la consistenza morale, sia per la qualità tecnica dei giocatori che la compongono. E, è ovvio che la curiosità oggi è capire se arriviamo pronti dopo tutti gli acciacchi e i problemi in questa situazione. Mentre l'anno scorso ne eravamo sicuramente più consapevoli, perché dal momento di maggiore crisi, infortuni, problemi che abbiamo avuto, ai playoff c'era stato l'orologio, l'orologio con 5 vittorie su 6 che ci aveva emotivamente e proprio anche a livello di condizione lanciato. Oggi la parte finale dell'orologio purtroppo è stata quella contraddistinta dal maggior numero di contrattempi, di situazioni negative che hanno rallentato e stoppato il nostro processo di crescita o comunque di consolidamento. E quindi la curiosità è un po' in quello, nella nostra capacità in tempi anche rapidi di ritornare ad essere quelli di sempre. Perché sarà un aspetto irrinunciabile per poter giocare contro Trieste. Fabio. Franco, ti chiedo ancora, parlavi di curiosità, spariglio completamente argomento. C'è curiosità da parte tua, visto che c'è un po' la leggenda metropolitana che i tifosi di basket, almeno a Torino, si svegliano durante i playoff. Bene, domenica sul sipario si va in scena. Che tipo di coreografia ti aspetti qui a Pala Giannyasti? Anche perché poi andremo a giocare gara 3 e gara 4 in un campo molto molto caldo. Quindi mi pare che tu in fase di presentazione, eventualmente in Trieste hai detto l'aspetto tecnico-tattico, ma anche soprattutto un aspetto ambientale. Domenica, che ambiente ti aspetti? Ma sicuramente Trieste è uno dei campi storicamente con maggiore partecipazione, con maggiore calore, al di là dei risultati di quest'anno, ma sono certo che oggi, nel momento cruciale della stagione, il pubblico di Trieste sarà presente con l'entusiasmo e il calore di sempre, quindi mi aspetto due gare difficili anche sotto questo profilo, chiaramente una sicuro, l'altra verificheremo, ma insomma. Che la serie quando si sposterà a Trieste vivrà questo tipo di pathos. L'auspicio e la speranza, non, onestamente, non credo, non ho particolari aspettative, nel senso che fra 10 giorni, 20 giorni, un mese e mezzo, il campionato è finito. Quindi credo che non riusciamo a rimandare più di tanto il momento in cui la gente dovrà cominciare a venire più numerosa. Per cui credo che ci sia l'opportunità in questa serie, oltretutto con una squadra di altissimo livello, perché oggi noi parliamo di un Trieste che ha avuto una stagione difficile, però se noi avessimo la pazienza di andare a prendere i giudizi preventivi, le previsioni, i pronostici di agosto e di settembre, a detta di tutti, per investimenti, per nuova proprietà, per qualità dei giocatori, per quello che volete voi, per budget, Trieste fosse in assoluto una delle 4-5 squadre che venivano indicate come favorite per salire in A1. Quindi oggi la squadra loro è al completo, anzi, oltre a essere completo, ha inserito Menalo, quindi ne hanno anche uno in più e quindi evidentemente parliamo di una delle favorite. E del fatto che Trieste possa incrociare le armi subito dal primo turno con una delle squadre, cioè se Torino andrà avanti in questa serie, avrà superato, se andrà avanti, ovviamente Trieste, una delle squadre favorite in assoluto, troverà poi Forlì
che ha condotto brillantemente il girone rosso fino alla fine ed ha vinto la Coppa Italia. È in assoluto una delle squadre più forti da sempre, dall'anno scorso. E se supererà anche Forlì, troverà probabilmente Cantù o Udine. Tanto insomma, lì non è che becchiamone una a caso, va bene uguale. Quindi, se Torino andrà avanti, è perché avrà battuto il meglio o quasi tutto il meglio di questo campionato. Per cui, questo è il livello a cui siamo chiamati a competere, questo è il livello a cui, nel quale speriamo i nostri tifosi ci aiutino a entrare nel modo migliore possibile e empaticamente più caldo possibile. Però a questo punto mi viene da fare una domanda, se posso, dopo aver affrontato questo argomento, perché come detto anche nei giorni passati, allora l'anno scorso finale, quest'anno potrebbe essere un traguardo insomma, importante raggiungere la semifinale, però poi Torino, come dire, sembra che possa arrivare fin lì, ma per fare un salto di qualità a questo punto, per tentare di andare a conquistare qualcosa di più, che cosa deve fare? Deve giocare questi playoff e il giorno dopo i playoff aprire la pagina della programmazione della costruzione. È difficile dirlo oggi che cosa c'è, cioè, è difficile. Può essere banale, può essere scontato, può essere facile, può essere difficile. Sicuramente il campionato negli ultimi 2 anni ci ha detto che chi vuole salire fa investimenti molto importanti. Compone roster molto importanti, ha una struttura e un'organizzazione, ha un appoggio da parte della piazza in tutti i sensi importante. Andiamo a vedere, se volete, le cifre di pubblico, andiamo a vedere come si allenano e quale tipo di strutture per allenarsi hanno, eccetera. Le squadre come Cantù, come Trapani, come Forlì, come Udine, come Trieste. Allora facciamo un raffronto su tutta la linea e cerchiamo di capire di che cosa realmente ci sarebbe bisogno per fare un po' di salto di categoria, scusate, di qualità. A volte un pizzico di fortuna, come poteva essere giocare la finale al completo e non senza Capitan De Vico con lo zigomo rotto, perché l'anno scorso che cosa avremmo potuto dire, no, di diverso da questo? Forse avremmo perso anche con De Vico, sarei stato curioso di saperlo. Però voglio dire, un pizzico di fortuna non guasta mai, anche in queste situazioni. Però con grande serietà, ma come ribadisco, abbiamo già iniziato a fare da alcuni mesi, capire quelli che possono essere i margini per crescere seguendo l'esempio, per quello che c'è possibile, di chi poi di anno in anno magari questo campionato lo vince. Emiliano? Volevo riportarla ancora sull'aspetto tecnico della partita, portarla in campo. Nelle scorse settimane abbiamo parlato della condizione fisica di Donte Thomas. È arrivato spremuto, ha giocato molto da 5, si è dovuto adattare, sacrificare, anche snaturare talvolta. Come sta in questo momento il ragazzo e soprattutto se da lui si aspetta ed è possibile aspettarsi un salto di qualità in vista proprio di un rush finale che diventa poi fondamentale e importante. Grazie. Grazie a lei abbiamo la percezione che stia meglio, sicuramente abbiamo individualizzato molto anche con i preparatori, con Roberto Marocco in particolare, il lavoro su di lui perché eravamo consapevoli di questa situazione. Negli ultimi giorni sicuramente stiamo raccogliendo dei feedback positivi di questo tipo di personalizzazione e sono convinto che Donte farà la miglior serie possibile perché è un ragazzo serio ed è un giocatore generoso. Se non riuscirà a fare qualcosa sarà perché veramente non ne sarà in grado in quel momento, ma sono convinto che rispetto a quello che è stato il Donte Thomas delle ultime settimane avremo un importante upgrade e per noi è fondamentale che questo accada perché, come giustamente ha rilevato, Thomas è stato un giocatore cardine in questa stagione, in tutta la stagione regolare, per cui insomma la sua presenza per noi è fondamentale e lui ne è consapevole.
Per cui voglio dire, tutto quello che avrà di energie residue sicuramente finirà su quel campo. A posto così, altre domande? Grazie. A posto così. Perfetto, grazie a tutti, grazie a voi. Grazie a voi, a domenica.